rumore? Torra si è sbianchito. Torra ha cambiato colore. Ha un po' troppo sole. Eh no, è Zeus. Ciao amore. Il gatto si è trasformato in cane. È vero. Corsetta. Inciampate. Ciao bellino. Abbiamo dato un bel colpo alla videocamera. Credo che non hai recintato, se no. Eh sì, qua si sfogava. Chi è che torna con noi? La nonnina. E io torno a stare dietro e la nonna giustamente davanti. Giusto o no? Certo. Bravo. Ma non vi ricordate della nonna che siete scappati? Che lei giocavate con lei quando eravate piccoli piccoli. Raris come scruta. Amore, ma non ti ricordi? Appena siamo arrivati io mi sono buttata in cucina perché è tardi, devo preparare da mangiare. Ho messo qui del pollo che ho tagliato semplicemente a striscette con un uovo, del pepe e del sale. Poi ripasso nel pangrattato che mi devo preparare, che voglio aromatizzare con un po' di erbette. Lì ho messo, non so se vedete lì, la pentola per fare un po' di purè che alla nonna piace. E adesso, mentre le patate cuociono, l'ho fatte fini fini, così cuociono in un attimo. Tanto il pollo lo lascio riposare un pochino qua nell'uovo. Vado a vedere Ares. Ares ci metterà un po' ad abituarsi, ve l'ho raccontato nella diretta. Da cuccioli erano abbastanza socievoli e poi, non lo so, una volta che sono cresciuti sono diventati abbastanza sociali. Quando viene qualcuno a trovarci se ne vanno. Zeus poi piano piano scende, magari non resta proprio in posizioni dove è in bella vista, si mette sulla sedia, cose così, ma scende. Infatti ho già visto prima che era sceso, Ares invece si nasconde in un pertugio. Non eri lì nascosto. E scendete. No, Ares, guardatelo proprio. Amore, ma è la nonna! Coraggioso! La nonnina invece sta sistemando tutte le sue cose. Aspetta un attimo, non volevo fare il letto, aggiungere la coperta visto che hai avuto freddo. Che vuoi fare? Adesso sistemiamo. I capelli. Ecco. Brava. Stai operando? No, sto pulendo. Luca è arrivato, ha fatto una bella spesa. Stamattina, come avete visto, ho aggiunto un po' di coperta alla nonna, che stanotte aveva sentito un po' di freschino, quindi ha preferito avere qualche coperta in più. E poi le ho tagliato i capelli, le ho fatto il mio caschetto che le piace, per fortuna. Dico il mio caschetto perché, siccome non è preciso come quello originale, lo considero una mia rivisitazione. E poi abbiamo fatto la doccia, adesso mi sto sistemando la pasta nei vari contenitori e sto anche preparando il pranzo. La pasta per la nonna l'ho già messa su perché sapete che lei la vuole ben cotta, e le ho messo le ricciutelle, che adora proprio come me,
E ho pensato di fare come condimento un sughetto con le zucchine, semplicissimo. Qui l'abbiamo sistemato. La nonna che ha un po' freddo, allora cari. Freddo? Sì, ma freddo fuori. No, oh, caldo. Ha fatto la doccia, ha tagliato i capelli. Guarda che bel taglio, un caschetto. Thor, piace anche a te? Vedi, è buono. Stai qua vicino, così c'è del caldo e noi siamo alla spesa. Lo che è fuori? Sì, è fuori che ha portato l'organico nelle compostiere. Si sistemava quello. Per la nonnina. Per la nostra. Prendi, prendi. Che mangio sto piattazzo. Mi era mancato il piattazzo, Lu. No, per l'amore di Dio. È cresciuta, no? Mangia quello che vuoi. Oggi pomeriggio sono stata tutto il tempo al computer perché avevo diverse cose da recuperare. Mi vedete? Non mi vedete? Sono qua, sto raccogliendo i panni. Oggi ho lavato tutti gli asciugamani, ho diverse cosette della casa da lavare. Già tutto bello asciutto e lo tolgo con piacere. E adesso ho messo sulla cena. Allora, a pranzo ho fatto pasta con le zucchine. Stasera invece preparerò semplicemente del pane tostato con uova e spinaci col parmigiano. Basta, proprio una cena semplicissima. Ho appena preparato un po' di camomilla per me e per la nonna. Qui ci beviamo qualcosa di caldo. Ho condiviso davvero con piacere con voi il ritorno della nonna. Questi primi momenti di nuovo insieme qui a casa ciliegia. Non so esattamente fino a quando si fermerà, ma in ogni caso, fino a quando sarà qui, io me la godrò insieme a voi. E nulla, so che questi ultimi video, sono stati un po' più brevi del mio solito, però sono sia quello di oggi che quello di ieri, sono entrambi video pieni di affetto e di emozioni, e spero che queste vi siano arrivate tutte quante a casa. Io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci vedremo presto nel prossimo video.